Buon Natale! In questo giorno tanto solenne per noi cristiani, la liturgia ci presenta ben quattro formulari per le celebrazioni. Innanzitutto la messa vespertina della vigilia e poi le tre messe del giorno di Natale, la messa della notte, la messa dell'aurora e la messa del giorno. Noi ascolteremo e commenteremo il Vangelo della messa del giorno. Ma prima di confrontarci con il Vangelo, proviamo a chiederci qual è il senso del Natale, cosa significa il Natale. Certamente il fatto che Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è fatta uomo, si è incarnata nascendo dalla Vergine Maria. Ma il Natale non riguarda solo Gesù. Già l'orazione di colletta della messa del giorno ci aiuta a cogliere l'aspetto fondamentale della solennità del Natale. La colletta recita così: O Dio, che in modo mirabile ci hai creata a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Il Natale è innanzitutto piena comunione tra Dio e l'uomo. Dio non solo crea l'uomo, ma lo salva in Gesù Cristo. Gesù, infatti, è la realizzazione del progetto di Dio. Il Natale allora ci dice che la vita umana è realizzata nella comunione con la vita divina che ci è offerta da Dio Padre nel Figlio Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Si comprende allora la gioia per la salvezza che troviamo nella prima lettura e nel Salmo di questa Messa. Queste letture sono un inno di gioia di chi si riconosce salvato da Dio. La gioia cristiana è sapersi salvati da Dio in Gesù Cristo e questo è il senso del Natale. Celebrare Natale significa quindi riconoscere in Cristo il senso della storia umana e l'identità di ogni essere umano. Il fatto che ognuno in Cristo può essere pienamente figlio di Dio, corrispondendo al progetto che Dio ha pensato per l'uomo fin dalla creazione. La seconda lettura e il Vangelo sottolineano che la salvezza avviene in Gesù, verbo di Dio fatto uomo. Attraverso un linguaggio teologico, la lettera agli Ebrei e il prologo del Vangelo secondo Giovanni affermano che Gesù è il figlio di Dio e non solo un uomo. È il Figlio di Dio che ha assunto la natura umana. La lettera agli Ebrei, parlando di Gesù come irradiazione della gloria di Dio e impronta della sua sostanza, ci prepara a quella vetta teologica del Nuovo Testamento che è il celebre prologo del Vangelo secondo Giovanni, che ora ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo. E il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me.
dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché se la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. La pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato, il famoso prologo del Vangelo di Giovanni, è certamente, come abbiamo già detto, la vetta del pensiero teologico del Nuovo Testamento e forse direi anche di tutta la Bibbia. In questa pagina, infatti, è condensato il cuore della rivelazione di Dio avvenuta in Gesù Cristo. Il linguaggio usato da Giovanni non è certo di immediata comprensione, per questo vorrei partire da un aneddoto, una leggenda, che credo possa far ben capire l'importanza di colui che Giovanni chiama il Verbo, cioè il Logos, la parola di Dio. Si narra che Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero nel XIII secolo, volle scoprire che lingua avessero i bambini nel crescere, se non parlavano con nessuno. E perciò diede ordine alle balie e alle nutrici di dare il latte agli infanti e far loro il bagno e tenerli puliti, ma che non li vezzeggiassero in nessun modo e stessero sempre mute e silenziose davanti a loro. Intendeva arrivare a conoscere se parlavano la lingua ebraica, o il greco, il latino o l'arabo, o almeno la lingua dei genitori da cui erano nati. Tuttavia, si affaticava invano. Gli infanti morivano tutti perché non potevano vivere senza gli incoraggiamenti, i gesti, la letizia del volto e le carezze delle loro balie e nutrici. Questa leggenda ci insegna che nessun essere umano può vivere senza la parola, perché nessuno può vivere senza alcun tipo di relazione, senza amore. I beni materiali, lo sappiamo, non bastano a renderci davvero felici. Noi non siamo solo il nostro corpo, abbiamo un'anima e ci è donato uno spirito che è la presenza di Dio in noi. Il prologo di Giovanni, narrando l'inizio di tutto il mondo, vuole dire il senso di tutto il mondo. L'evangelista Giovanni spiega il senso della creazione e che ruolo l'umanità gioca in essa. Giovanni vuole dirci che solo nel Verbo possiamo scoprire il mistero dell'uomo e prima ancora il mistero di Dio. La prospettiva da cui Giovanni ci invita a guardare a tutto è Cristo, perché è nella parola di Dio che ognuno di noi è stato creato. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ci dice il prologo. Tutta la creazione è frutto del Verbo e porta la sua impronta. Ma qual è questa impronta, questo sigillo che Dio pone sulla creazione? È la relazione. Dio si è fatto uomo per ripristinare il legame vitale che sussiste tra creatore e creatura. Il Natale di Gesù è quindi anche la nostra nascita come persone nuove in Cristo. La nascita di Gesù segna allora la rinascita di tutto il genere umano. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. La luce è Cristo, che illumina l'esistenza umana, rivelando la sua verità più profonda. Noi siamo creature amate da Dio, fatte per essere in relazione con Lui. Ma proprio qui sta lo scoglio più grande, di fronte al quale anche Dio si ferma, lo scoglio della nostra libertà, della libertà umana. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio innanzitutto perché siamo liberi. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto, venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. La storia testimonia il paradosso che la rivelazione di Dio è disattesa, vanificata da tutti coloro che non la sanno accogliere. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, di vivere cioè della stessa relazione, di essere in comunione di vita con Dio. Dio stesso è relazione perché è Trinità.
Dio è relazione in sé che si apre alla relazione con l'uomo. Innanzitutto in Gesù, vero Dio e vero uomo, poi in chiunque accoglie Cristo nella sua vita. Il disegno di Dio per la creazione è quindi finalizzato a generare figli perché Dio è Padre. Il teologo padre Bovati scriveva: secondo tutta la tradizione biblica, Dio dal principio desidera far partecipi gli uomini della sua vita intima. Non fa le cose e poi l'uomo, ma fa le cose per l'uomo. Non fa le cose e poi produce la vita, ma fa tutto per la vita degli uomini. E la vita degli uomini è conoscere Dio, è essere in comunione di vita con Lui. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci dice quindi che chi accoglie il Verbo di Dio diventa interlocutore con Dio, diventa amico intimo di Dio e per questo può essere il testimone, come Giovanni il Battista. Può essere anch'egli luce che riverbera nelle tenebre del mondo. Tutto questo è possibile grazie all'incarnazione del Figlio di Dio. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È in Gesù Cristo che possiamo contemplare il volto di Dio, la sua realtà più profonda. Il Verbo assume la carne, la parola di Dio assume la natura umana, riempiendola di senso e portandola così a pienezza e compimento. La gloria di Dio ora si contempla nella persona di Gesù, di Dio che per salvare l'umanità dal peccato si fa uomo e nasce da Maria Vergine. Il bambino nella mangiatoia di Betlemme è quel Dio che ci ha creati e che vuole farci vivere della sua stessa vita. Ogni uomo può accogliere e amare quel bambino, perché in quel bambino c'è tutta l'umanità ferita dal peccato e bisognosa di essere redenta. La salvezza dal peccato e dalla morte sta tutta lì, nella scelta di accogliere e amare quel bambino. Quell'umanità che chiede solo di tornare a vivere grazie alla relazione vera, all'amore. Perché si sa, se questo bambino, che è l'umanità, viene allevato senza la parola,